Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ciao la gente, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovissimo video sul mio canale. Oggi ragazzi, dopo secoli che non portavo nessun nuovo video, sono qui perché appunto sono tornata su YouTube più forte che di prima e più intenzionata di prima a portare contenuti su questo canale e farli essere sempre più belli e sempre più interessanti, divertenti e tutto il resto. Innanzitutto parto col dirvi che ci sono tantissime novità. Allora, i problemi del mio computer si sono risolti, mi hanno cambiato l'hard disk del, appunto, computer, quindi non si blocca più come faceva prima, infatti ho perso tutto ciò che avevo sopra, perché poi, come un intelligente, non ho manco fatto un backup di tutto. Cioè, in realtà ho salvato principalmente le cose che uso per montare video, quindi green screen, le miniature, eccetera, già ce le avevo, però ovviamente non avevo nessun programma più. Quindi questa mattina, che è domenica, mi sono dedicata al risistemare il tutto, e ho di nuovo il computer pronto per editare tutti i video e per fare tutto quello che facevo anche prima. Mentre per quanto riguarda la batteria, purtroppo non era in garanzia, quindi non me l'hanno voluta cambiare. Ho ancora la batteria rotta e quindi il computer deve stare perennemente in carica. Però questo non dovrebbe essere un grosso problema, anche perché comunque lo posso utilizzare lo stesso, e l'importante è che appunto non lo scolleghi dalla carica, e quindi per questo ci va più che bene. Poi, innanzitutto volevo ringraziarvi tantissimo per il video delle situazioni da istituto tecnico turistico, perché è andato davvero molto molto bene, ha fatto oltre 400 visualizzazioni e continuate a vederlo, e quindi ciò mi fa capire che appunto vi piace come video e magari vi interessa. Infatti proprio per questo ho deciso di fare altri video tema scuola, che usciranno pian piano nel corso dei prossimi giorni, sia per quanto riguarda video su consigli appunto di scuola, sia per quanto riguarda situazioni che capitano giornalmente a scuola. E per questo ho in mente di fare una collaborazione con una pagina di Instagram che seguo da tantissimo tempo e che poi vabbè vi parlerò in quel video. E quindi ci sono un po' di progetti in porto che andremo a fare più avanti. Poi per quanto riguarda altri tipi di video, volevo fare un bel video haul, però insomma ho già indossato praticamente tutto quello che avevo comprato, quindi boh, non so, magari ve lo faccio, però vi dico i prezzi solo della roba che mi ricordo, perché ovviamente non ho chissà che memoria da ricordarmi tutto, perciò vedremo insomma. Poi sì, con la mia sedia con le ruote che ho avuto a Natale, mi diverto tantissimo a registrare perché gironzolo per la stanza, faccio proprio i giri. Yeah! E sì, probabilmente lo userò per fare qualcosa di veramente cattivo nei prossimi video. E boh, comunque la terra, se vedete uno scatolo, è lo scatolo appunto in cui era il mio computer, perché l'ho portato in assistenza da Expert, che poi l'ha mandato a sua volta in assistenza da Asus, Asus l'ha rimandato in assistenza da Expert, e poi io sono andata a prendere computer da Expert e appunto oggi ce l'ho qua. E quindi sì, sono molto molto happy di questa cosa, because mi serviva il computer per fare qualsiasi tipo di cosa inerente sia a YouTube sia alla scuola, perché il telefono non è che sia così comodo per farlo, e quindi ottimo così. Un'altra novità che volevo dirvi, che già vi avevo spoilerato su Instagram, se non mi seguite seguitemi, mi chiamo @notirene e trovate anche il link qua sotto in descrizione. Devo andare a marzo da una parte molto molto carina, ovvero devo andare a fare il primo viaggio all'estero e vado con la scuola. Quindi sì, non sarò in Italia ma sarò a Barcellona in Spagna, e sì, saremo in Spagna, quindi essendo con la scuola non so se riuscirò a fare uno dei miei vlog soliti dove faccio cose stupide, però più che altro cercherò di farvi vedere tutto quello che faccio, perché comunque essendo con la scuola è organizzato bene, quindi andiamo a vedere tutti i monumenti, andremo a visitare sia la Rambla, che è la strada più famosa di Barcellona, andremo a visitare la Sagrada Famiglia, che è una chiesa ancora in corso d'opera, creata da Antonio Gaudì, e quindi vedremo un po' di cose interessanti. Poi, siccome noi studiamo tre lingue, che sono inglese, francese e tedesco, la professoressa di inglese ci ha detto di registrare dei video in cui spiegavamo i monumenti che appunto andremo a visitare in inglese, e quindi probabilmente ci sarà anche qualche clip così. Io mi sono offerta inoltre di montare il video, quindi alla fine, una volta fatte tutte le clip eccetera,
in teoria dovrebbe uscirci anche un bel video che appunto editerò io stessa. E boh, vedremo cose. Comunque sì, cercherò di farvi ovviamente un bel vlog di Barcellona, saremo lì 4 giorni, prenderò l'aereo per la prima volta nella mia vita, quindi devo registrare per forza qualcosa perché dovete vedere le mie reaction. E sì, speriamo che questo di marzo sia il primo di una lunga serie di viaggi che ho intenzione di fare, soprattutto in città inglesi quali Londra. Londra. E già, vedremo comunque. Ovviamente prima di partire vi farò anche un bel video sul dove mostrerò la mia attrezzatura, tra virgolette, da viaggio, anche se in realtà è sempre la stessa, perché io non ho una fotocamera ancora, yeah! Ma come sapete non c'ho un euro, quindi è meglio aspettare. E niente, detto questo non so più che altro dirvi. Principalmente ho fatto questo video molto molto easy per dirvi queste cose. Se vedete l'inquadratura storta mi dispiace, ma sto usando il selfie stick incastrato dietro al computer per poter registrare questo video e quindi yeah, che gioia! Ok, passano intanto gli aerei. Ah, una cosa bellissima che ho è questa, la carta che scoppietta. Era l'imballaggio del mio computer, quindi ho provveduto a scoppiettare un po' di bolle nel frattempo che aspettavo che si installassero i vari programmi eccetera. Quindi che gioia. E niente raga, fatemi sapere un po' nei commenti qua sotto che tipi di video vorreste vedere, se siete interessati appunto a vedere altri video a tema scuola e se avete idee particolari in mente. Tra l'altro non appena avrò soldi / tempo per farlo, devo fare un po' di aggiusti in questa stanza perché devo cambiare un paio di cose e cercherò anche di trovare un modo migliore per fare un'altra inquadratura diversa per i video, in modo da non avere sempre la stessa inquadratura con i letti qua e la porta dietro, magari un qualcosa di più colorato che non starebbe davvero male. Poi avevo intenzione anche di portarvi qualche recensione, dato che a me piace acquistare prodotti tech, quindi magari qualche recensione qua e là ci potrebbe stare. Ovviamente non tutti i giorni, non tutte le settimane, ma magari una recensione al mese, una recensione ogni 2 mesi, così quando capita che acquisto qualcosa di veramente interessante. E poi, altri progetti in mente, per adesso nessuno, a parte il fatto di trovarmi un lavoro, come già detto in tipo non so quanti video, ma ancora non sono riuscita a trovare nulla. Quindi, vedremo, faremo cose, cercheremo di mettere da parte soldi per fare tante belle cose molto molto interessanti. E niente ragazzi, io quindi direi che per questo video può essere tutto. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora non l'hai fatto. Cerchiamo di arrivare ai 400 iscritti entro fine mese, cioè entro 5-6 giorni, perché tanto siamo a 387 quando sto registrando questo video, quindi non ci vuole molto. Mi raccomando, invitate nonni, zii, parenti, amici, familiari, cugini, cani, sorelle e chi più ne ha più ne metta ad iscriversi al canale. E niente, noi ci vediamo finalmente in un prossimo video che uscirà nel più breve tempo possibile, il tempo che lo registro e lo edito. Bella!